questa è la ricetta classica, diciamo così, che abbiamo già dato qualche annuncio sul forum. Quindi facciamo praticamente, se la vogliamo paragonare a una corsa di Formula 1, quindi è una corsa senza pit stop, quindi un solo fiato, ok? Quindi senza puntate. Abbiamo già misurato 1 litro d'acqua, E ci occhio stanno qua. 45 grammi di sale e 3 grammi di lievito. Mettiamo tutto nell'acqua. Tutto insieme, sale e lievito. E facciamo sciogliere. Questo è proprio una regola da seguire, o si può farne anche a meno, ce lo puoi mettere prima il lievito e poi il sale come si Allora, fa normalmente. normalmente si mette prima il sale, quindi si fa sciogliere il sale, poi si aggiunge la metà della farina, poi si aggiunge il lievito. Quindi al contrario di me, ok. Sì, il disciplinare dice, come Il dice disciplinare dice questo, e va bene perché è così. Però se tu azioni questo processo, sono delle sostanze che comunque ti danno delle caratterizzazioni all'impasto e in un impasto diretto fanno sì che regge di più. Adesso ci andiamo a Aver unito misurare la farina. lievito e sale ti dà quel quid in più che fa l'impasto Deve essere il famoso glutatione. che come si chiama? Ricordami. Il glutatione. Glutatione.